Ragazzi, la mia felicità svegliarsi al mattino in spiaggia. Grazie, I'm so happy. Raga, non so che cosa aspettarmi. Sicuramente una cosa che sto aspettando è Ilaria, perché non so a che ora devo partire. Sono le 10, fuori c'è un sole assurdo, io vorrei andare fuori a prendere il sole, però devo anche prepararmi. Non so che cosa aspettarmi da questo Rimini Wellness. Sono agitata. Sapete qual è il mio problema? Ho paura di deprimermi tantissimo. Perché guardate qua, cioè io non sono una fitness influencer. Sono andata ieri a cena con gli altri e sono tutte stra mega fighe. Io cosa ci vado a fare là? Io sono simpatica, io faccio ridere. Scherzavo, dobbiamo andare in fiera tra un'ora e mezza, quindi vado un po' a prendere sole. Il primo outfit per il primo giorno di Rimini Wellness, completino Prozis, codice sconto anche 10. Partiamo sobri. Borsa, ho messo questa magliettina sopra per coprire il tutto. Ti sono pronta? Raga, ho stra paura. Bad, I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. Non ero mai stata a Rimini Wellness e non sapevo minimamente che cosa aspettarmi. Appena siamo entrati sono letteralmente rimasta incantata da quello che mi sono trovata davanti. Tutti gli stand dei più grandi marchi in ambito fitness che esponevano i loro prodotti rappresentati da personaggi con fisici atomici. Ero estasiata e non sapevo ancora che nei giorni successivi la situazione sarebbe cambiata da così a così. Pieno di macchinari che si potevano provare, spazi per ballare e allenarsi insieme. C'era addirittura acqua gym. E non vi ho ancora fatto vedere la mia parte preferita. Dopo aver scoperto lo spazio di Macumba, sono subito andata a raccattare Ilaria e l'ho costretta a ballare con me. Lei mi ha detestata, ma io ho apprezzato davvero tanto. Vai, vai, vai! Erano addirittura le gare di bodybuilding, che io e Ilaria ci siamo godute anche in privato. Per fortuna abbiamo girato la fiera il primo giorno, provando macchinari e ballando, perché non sapevamo che cosa ci avrebbe aspettato i giorni successivi. Questo, lo stand che mi ha permesso di trovare tantissimi di voi, mi avete riempito il cuore sin dal primo giorno. Eccoci qua, tornati dalla prima giornata. È stato assurdo. Io sono super mega contenta, ho visto un sacco di persone. Abbiamo fatto un sacco di foto, sono stata... benissimo. Sono circondata da persone stupende, mi trovo veramente benissimo con tutte le persone che ho conosciuto oggi, anche proprio delle persone con cui lavoro, nuovi amici, nuove conoscenze, tutti voi che mi avete chiesto le foto, abbiamo fatto veramente bene, metto, raga, sono troppo contenta, mi date una gioia immensa, grazie tantissimo. Sono estremamente grazie. Sono preparata per la sera. Questo è l'outfit. Come lo faccio vedere? Questo è il vestito. È lungo e avrò freddo, sì, tantissimo. Però ora andiamo a cena. I'm living my best life. Sono nel video di Jennifer. Dai, mamma. Giorno numero 2, buongiorno. Stanotte ho dormito sino a 3 ore. Sto a pezzi. È arrivato il signorino del mese. Quindi non lo so, c'è la mia faccia oggi. 3 ore ho dormito in totale. Wow,
Ora mi preparo per andare alla fiera, ma ci tenevo a dirvi che oggi ho incontrato questo ragazzo in spiaggia mentre facevo la mia passeggiatina mattutina e mi ha regalato questa rosa dopo aver visto il mio video su YouTube fatta da lui, raga. Non avete idea la gioia. È stato devastante questo, molto più rispetto a ieri. Domani ne prevediamo delle belle. Dai! Outfit della serata. Dobbiamo semplicemente andare a mangiare. Nello stesso posto in cui siamo andati il primo giorno e ero letteralmente con la felpa e i jeans, ma non importa. Il terzo giorno è stato devastante sin dall'inizio. C'era un sacco di gente e noi eravamo in ritardo, quindi ho dovuto fare tutto in super fretta. Tanto che mi sono cambiata direttamente lì. Noi ci siamo staccati, stiamo facendo un bel giretto per questi padiglioni dove non c'è nessuno. Ah, è un video! Quanto ciao! Quanto stanchi siamo! Questo video lo vedrai tra un anno e penserai che puzziamo in questo momento e che Marco è un coglione. Speriamo di no! Il giorno di fiera è terminato. Io stamattina non ho nemmeno avuto il tempo di prepararmi. Non mi ricordo nemmeno se ho fatto qualche video. La situazione sta degenerando. No, dai, va tutto benissimo. Sono contenta, non sono mai stata più soddisfatta di una fiera come di questa. Però devo ammettere che è veramente devastante la situazione. Non mi neanche fatto vedere. Stiamo andando a cena, devo farmi 20 minuti a piedi. Non azzardarti a prendere il riso così adesso. Se avevo il cucchiaino piccolo prendevi più roba. 2 hours later. Giorno. Ed eccomi pronta per l'ultimo giorno. Io devo andare qualcosa storto? Eccomi qua. Non so che cavolo sia, non so, varicella? Io facevo la burlona, ma in realtà dopo aver consultato 5 medici abbiamo capito che era veramente varicella. Dopo questo video infatti sono subito tornata a casa, terminando così il mio Rimini Wellness. Reazione allergica? Non ne ho la più pallida idea. Fatto sta che non potevo aspettare stasera. No, doveva arrivare adesso. Comunque ci tenevo a dire che mi sono divertita veramente tantissimo. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, anche una delle più stressanti, come si può vedere. No dai, però è veramente stato super mega piacevole. Ho visto tantissimi di voi, non ho mai fatto così tante foto in vita mia. Ringrazio veramente tantissimo tutti per tutte le belle parole, per i complimenti, per le rose che mi avete portato. Grazie, grazie infinite. Siete super importanti per me perché il sostegno che mi date voi ogni giorno non me lo dà veramente nessun altro. E per me è come se foste tutti i miei amici. Quindi grazie, grazie tantissimo, grazie infinite. E nulla, ci vediamo nella prossima avventura.